Come sempre, nella sera l'aggiornamento sulle positività, le nuove positività in Abruzzo. Parliamo naturalmente di Covid e lo facciamo in diretta con la collega Antonella Micolitti, che da Pescara ci dà conto del bollettino odierno diramato dall'assessorato alla sanità. Abbiamo sentito dal titolo che il tasso di positività è in ulteriore discesa. Ieri era lo 0,9, oggi è 0,7%, dunque ancora segnali incoraggianti, ma per i dettagli. A te la linea Antonella, buonasera. Grazie Marina, buonasera a te, buonasera a tutti i telespettatori del TG8. Hai detto bene, sono dati confortanti e incoraggianti, ma virologi, infettivologi, esperti ci dicono che non bisogna comunque, ormai lo sappiamo, abbassare la guardia. Allora, siamo lungo Corso Umberto, puoi vedere che c'è gente e tanti siedono anche sui tavoli fuori per poter sorseggiare un caffè, ci sono i negozi aperti, si passeggia, c'è insomma un'apparente normalità anche se siamo ancora purtroppo in piena pandemia. Per quanto riguarda poi le misure preventive, l'uso della mascherina, la maggior parte delle persone la indossa, ma ci sono quegli irriducibili che la mascherina l'ammette, ma in una maniera totalmente sbagliata, cioè sotto il naso è come se non la mettesse affatto. Ma a parte queste piccole e importanti precisazioni, ora vi do conto dei dati aggiornati del Covid in Abruzzo per questo 25 maggio. Oggi sono 40 i nuovi positivi nella nostra regione, ma 122 i guariti. Rispetto a ieri si registrano questi 40 casi di età compresa tra 3 e 74 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 13. C'è però anche il bilancio purtroppo dei pazienti deceduti, due casi, il numero sale a 2.471 dall'inizio dell'emergenza. Ad oggi si tratta di una 93enne della provincia dell'Aquila e di una 87enne della provincia di Chieti. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 65.449 dimessi, più 122 rispetto a ieri, dimessi guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 5.824, meno 84 rispetto al giorno prima. E come hai detto tu, Marina, c'è il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici che è pari allo 0,7%. Andiamo a vedere rapidamente la pressione sugli ospedali. 176 pazienti ricoverati, meno 7 rispetto a ieri in terapia non intensiva, 17 invariato rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 5.631, meno 77 rispetto al giorno prima, sono in isolamento domiciliare. Del totale dei casi positivi, la provincia dell'Aquila è quella che registra più casi rispetto al giorno prima, più 25, più 8 nella provincia di Chieti, più 5 nella provincia di Pescara, più 5 nella provincia di Teramo. Questi in breve sono i dati forniti dall'assessorato regionale alla sanità per la giornata di oggi, Marina. Antonella, stamattina hai incontrato il professor Albani, che è il direttore del pronto soccorso di Pescara, ma anche referente regionale per le grandi emergenze. Che cosa ti ha detto di significativo? Ne ascolteremo un breve estratto, ma puoi dirci anche tu un piccolo sunto. Innanzitutto, Marina, il professor Albani ha voluto fare un appello alla cittadinanza perché soprattutto ieri pomeriggio c'è stato un vero e proprio assalto di persone al pronto soccorso di Pescara che avevano patologie non serie per cui non era necessaria l'emergenza. Il professor Albani dunque invita tutti i cittadini che abbiano patologie non rilevanti a rivolgersi ai propri medici di famiglia. Per esempio, Albani ci ha detto: se dopo un vaccino fa male un braccio per una puntura, è inutile recarsi al pronto soccorso, basta fare magari una telefonata al medico di famiglia, altrimenti si rischia di creare nuovi assembramenti che potrebbero essere anche pericolosi pure dal punto di vista del Covid, anche se, come sentiremo dallo stesso Albani, i dati per quanto riguarda il coronavirus, almeno a tutt'oggi, sono confortanti, anche se l'esperto, il primario del pronto soccorso, nonché responsabile
responsabile delle maxi emergenze della Regione Abruzzo, come gli altri esperti, invita sempre a non abbassare la guardia, a rispettare le regole, perché il Covid purtroppo c'è ancora. Allora, se tu vuoi, Marina, possiamo mandare uno straccio dell'intervista che Andrea Berardinelli ed io abbiamo realizzato oggi con il professore Albani. Si può fare un primo bilancio? Sì, possiamo dire oggi che il trend è stabilizzato su un numero di nuovi positivi molto basso. Questo ci dovrebbe consentire nei prossimi giorni di avere una regione bianca. Il problema è che dobbiamo essere consapevoli che questa è una battaglia che è lunga e che quindi dobbiamo continuare a essere attenti, a non farci prendere dalla frenesia di vivere questi giorni in maniera sfrenata, ma di continuare ad avere quegli opportuni accorgimenti che abbiamo avuto in questi giorni, cioè distanziamento sociale, l'uso delle mascherine, perché questo ci ha portato a questi risultati. Se noi continuiamo così avremo la possibilità di fare un'ottima estate, una bellissima estate. Vaccinazioni, quando si potrà raggiungere la cosiddetta immunità di gregge? Ma l'immunità di gregge noi, così dalle proiezioni che abbiamo fatto, pensiamo di poter raggiungere nei mesi fra luglio e agosto, poter raggiungere un'immunità di gregge. Ci dovremmo preparare una quarta ondata, o se siamo bravi si potrà evitare? Questa è una domanda da un milione di dollari. Io con il fatto della vaccinazione di massa e con appunto l'immunità di gregge e l'uso sempre degli strumenti di protezione, credo che potremmo pensare che non ci sia questa quarta ondata, però è impossibile dirlo perché l'altro anno anche abbiamo avuto in questo periodo una diminuzione di casi così come quest'anno, e poi ripartito tutto a settembre-ottobre. È vero che l'altro anno non c'erano i vaccini, quest'anno sì, però è ancora troppo presto, perché è una patologia che ancora non conosciamo perfettamente. Per concludere, professore, non posso non farle questa domanda: verrà inaugurato a breve il nuovo pronto soccorso di Pescara, uno dei più avveniristici d'Italia, è vero? Sì, è vero, è un pronto soccorso veramente avveniristico, molto bello e finalmente che risponde a quelle che sono le esigenze della popolazione e anche quelle degli operatori che ci lavorano, perché lavorano finalmente in spazi adeguati. L'inaugurazione dovrebbe avvenire fra la fine di giugno e i primi di luglio.